Ciao, intanto benvenuti, grazie a tutti di essere presenti. Finalmente ogni tanto vediamo i carabinieri come ospiti e non come ovviamente forza, come giusto che sia. E noi siamo veramente emozionati perché avete avuto un pensiero straordinario. Avevamo fatto tentativo di acquistarlo il televisore qualche tempo fa, ma come sapete nelle strutture sanitarie pubbliche il sistema di acquisto è farraginoso e a volte impedisce anche di essere veloci, per cui aver avuto questo gradito regalo da parte vostra ci ha riempito di elettrante. Io non lo so, uso per le formule nostre, no? Dei modi di dire sanitari. Rimettiamocela alla bocca. Però ci sono tutte e due, mi sembra anche giusto, tutti quanti a presenziare alla cerimonia con Monsignore Stagliano. Io vi ringrazio e a nome di tutti vi faccio un applauso. È un piacere essere qui presenti questa sera. L'iniziativa dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pozzallo, con il loro presidente, ma con tutti i soci che sono qui presenti in parte, quindi luogotenente ben in casa, sicuramente è un'iniziativa importante. È un segnale di vicinanza da parte nostra con tutto l'ospedale, in primis, ma ecco, nel particolare con il reparto di pediatria, con cui abbiamo condiviso diverse iniziative nel tempo. Ormai sono quasi 10 anni che viene organizzato il Natale e quindi non potevamo mancare anche in un'occasione del genere. Quindi per noi è solo un piacere donare oggi questo televisore al reparto. Quindi, grazie. Non è a margine, ma vuole anticipare quello che sarà un'operazione con un dolcissimo che abbiamo fatto ormai il 10 anno. Esatto. Dobbiamo ringraziare la società marinara di Pozzallo, la società operaia, il gruppo Inventa, la Collagen che ci ha sempre qua, e poi altri due ditte private, Cintro Viaggi e l'Hotel Grada. Hanno bene. Contribuito per poter permettere di ringraziare poi a nome nostro ovviamente acquistare questi ragazzi, questi bambini che in questo momento un po' delicato della loro vita hanno bisogno di essere attenzionati. Quindi un saluto particolare ai ragazzi che oggi sono rappresentati da questo straordinario giovane che sicuramente ora scoprirà, toglierà la bandiera italiana per farci vedere che cosa c'è nascosto sotto. Grazie a tutti, un saluto particolare a chi opera dentro l'ospedale, chi si impegna affinché questi ragazzi nel più breve tempo possibile possano tornare a casa agli affetti familiari. Mi auguro che sia vista per cose utili. Niente, oltre a ringraziare tutti di cuore. Grazie. Noi ti preghiamo, ascoltaci, oh Signore. Benedice infine la nostra vita, rafforzaci nella fede per rendere testimonianza del tuo amore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. La tua benedizione, Signore, scenda su questo reparto e vi rimanga sempre, ogni giorno, e tutti vi collaborano nella gioia e nella pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su tutti voi e con voi rimanga sempre. Amen. Una cosa da discutere un po', una cosa da non lo so, che dovrebbe perché no?